America, una nazione fondata sugli ideali di libertà e giustizia per tutti. Eppure combatte con un paradosso unicamente americano, l'influenza pervasiva della lobby delle armi. Questa potente forza plasma le leggi, influenza la cultura e alimenta un acceso dibattito che spesso sembra più una situazione di stallo. La lobby delle armi, con la National Rifle Association in prima linea, esercita un potere significativo. Ciò solleva una domanda cruciale. La morsa della lobby delle armi sul potere va a scapito della sicurezza pubblica? Per comprendere la presa della lobby delle armi sull'America, dobbiamo tornare alle sue origini. La National Rifle Association, fondata nel 1871, è nata con un obiettivo apparentemente innocuo: migliorare l'abilità di tiro. Tuttavia, nel corso dei decenni, si è trasformata in una potenza politica. L'approvazione del Gun Control Act del 1968, a seguito degli omicidi di John F. Kennedy e Martin Luther King Jr., segnò una svolta. La NRA lo vedeva come una violazione dei diritti del secondo emendamento. Questo evento ha acceso la sua trasformazione in un convinto difensore del possesso di armi, plasmando la sua traiettoria nella forza politica che è oggi. Al centro del dibattito sul controllo delle armi si trova il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Afferma: essendo necessaria una milizia ben regolamentata alla sicurezza di uno Stato libero, il diritto del popolo di possedere e portare armi non deve essere violato. I sostenitori del diritto di possedere armi, guidati dalla NRA, lo interpretano come un diritto assoluto degli individui a possedere armi. I sostenitori del controllo delle armi, tuttavia, sostengono una lettura diversa. Sottolineano la clausola della milizia ben regolamentata, sostenendo che l'emendamento aveva lo scopo di garantire l'esistenza di milizie di cittadini armati. Questa fondamentale differenza di interpretazione alimenta le continue battaglie legali e politiche che circondano la legislazione sul controllo delle armi. La lobby delle armi, in particolare la NRA, esercita un significativo peso finanziario nella politica americana. Questo si traduce in contributi alle campagne elettorali, attività di lobbying e pressioni politiche sui legislatori a tutti i livelli di governo. Secondo il Center for Responsive Politics, la sola NRA ha speso oltre 349 milioni di dollari in attività di lobbying tra il 1998 e il 2023. I politici che fanno affidamento su questi contributi spesso si ritrovano in debito con l'agenda della lobby delle armi. Questa forza finanziaria crea un sistema in cui gli interessi della lobby delle armi spesso hanno la precedenza sulle preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Sezione 5. La NRA, un moloch politico. La NRA si erge come la più potente organizzazione per i diritti delle armi negli Stati Uniti. La sua influenza si estende ben oltre i contributi alle campagne elettorali. La NRA esercita pressioni sui legislatori, mobilita la sua vasta base di iscritti e gestisce sofisticate campagne mediatiche per plasmare l'opinione pubblica sul controllo delle armi. La NRA utilizza efficacemente tattiche intimidatorie, sostenendo che qualsiasi tentativo di controllo delle armi è una china scivolosa verso la tirannia del governo. L'influenza della NRA è innegabile, il che la rende un attore chiave nel dibattito in corso sul controllo delle armi in America. Sezione 6. Una cultura intrisa di armi. L'impatto sulla società americana. L'influenza della lobby delle armi si estende oltre le stanze del potere, permeando la cultura americana e plasmando le percezioni sulle armi. Gli Stati Uniti hanno il più alto tasso di possesso di armi al mondo, con circa 120,5 armi ogni 100 persone. Questa cultura delle armi profondamente radicata è rafforzata da un potente mix di storia, mitologia e marketing. La lobby delle armi, attraverso i suoi messaggi e le sue attività di lobbying, rafforza questa cultura, rendendo difficile avere conversazioni aperte e oneste sul ruolo delle armi nella società americana. Sezione 7.
il conteggio dei morti, la violenza armata e la risposta della lobby. Gli Stati Uniti sono alle prese con un'epidemia di violenza armata senza pari in nessun altro paese sviluppato. Le stragi purtroppo sono diventate fin troppo comuni, lasciando le comunità traumatizzate e chiedendo a gran voce un intervento. Tuttavia, la lobby delle armi spesso risponde a queste tragedie, deviando le colpe e bloccando misure significative di controllo delle armi. Questa tattica di deviazione, sebbene efficace nel bloccare l'azione legislativa, fa ben poco per affrontare le cause profonde della violenza armata e lascia molti americani con la sensazione di non essere ascoltati e di non essere al sicuro. Sezione 8 Divisi, restiamo. Il dibattito sul controllo delle armi in America. Il dibattito sul controllo delle armi in America è più polarizzato che mai. Da un lato, ci sono coloro che credono in leggi più severe sul controllo delle armi per ridurre la violenza armata. Indicano le statistiche sconcertanti sulle morti e sui feriti da arma da fuoco come prova che il cambiamento è disperatamente necessario. Dall'altro lato ci sono coloro che difendono con fermezza i loro diritti sanciti dal secondo emendamento, considerando qualsiasi tentativo di controllo delle armi come una violazione delle loro libertà. Questa profonda divisione rende incredibilmente difficile trovare un terreno comune, lasciando la questione del controllo delle armi in una situazione di stallo perpetuo. Sezione 9. Un barlume di speranza. Il futuro del controllo delle armi. Nonostante la potente influenza della lobby delle armi, ci sono barlumi di speranza nella lotta per un più severo controllo delle armi. I movimenti popolari, guidati da sopravvissuti alla violenza armata e da cittadini preoccupati, stanno guadagnando slancio. Questi movimenti stanno cambiando la narrativa sul controllo delle armi, trasformandolo da una patata bollente politica a una questione di salute e sicurezza pubblica. Sebbene la strada verso un significativo controllo delle armi rimanga lunga e ardua, questi movimenti offrono un faro di speranza per un futuro in cui la violenza armata non sarà più una parte accettata della vita americana. Sezione 10. Conclusione. Trovare un terreno comune in una nazione divisa. L'influenza della lobby delle armi sulla società americana è innegabile. Tuttavia è fondamentale ricordare che la stragrande maggioranza degli americani, indipendentemente dalla loro posizione sul controllo delle armi, condivide un obiettivo comune: vivere in una società sicura e pacifica. Trovare un terreno comune in una nazione divisa come gli Stati Uniti richiede empatia, comprensione e la volontà di ascoltare punti di vista opposti. Solo attraverso un dialogo aperto e onesto possiamo sperare di colmare il divario e trovare soluzioni che diano la priorità alla sicurezza e al benessere di tutti gli americani.